Buonasera, benvenuti a tutti e a tutte ad un nuovo appuntamento degli altri stati generali. Stasera in questo panel parleremo di disuguaglianze. Beh, il fatto che la nostra società sia fortemente disuguale non è una novità di questi tempi. Molte forme di disuguaglianza la attraversano e si intrecciano fra loro. In primo luogo la disuguaglianza economico-sociale, che è cresciuta negli ultimi decenni e soprattutto dopo la crisi del 2011. Un'altra disuguaglianza fondamentale con cui si intreccia è quella di genere. E la nostra società è ancora profondamente disuguale sotto questo profilo. E poi ci sono molteplici altre disuguaglianze, quella legata ad esempio all'origine etnica, in questo pensiamo a ciò che succede negli Stati Uniti, ma non solo, anche in Italia, ma anche fra le diverse aree del nostro paese, quindi la questione nord-sud. Potremmo proseguire con altri esempi. Come abbiamo detto, queste disuguaglianze si intrecciano fra loro e si alimentano spesso reciprocamente. La situazione determinatesi a partire dalla pandemia di Covid-19 quest'anno, con il lockdown e la relativa crisi che si sta producendo, il cui vero volto probabilmente vedremo a partire dall'autunno, hanno approfondito queste disuguaglianze da un lato, ma dall'altro le hanno anche portate alla superficie, le hanno messe in luce, hanno reso visibile ciò che non lo era, o lo era soltanto in parte, anche se a ben vedere molte forme di disuguaglianza per chi le voleva vedere già erano ben visibili. Bene, oggi cercheremo di parlare di questo tema con studiose che si sono occupate di questi argomenti e che innanzitutto voglio ringraziare per aver accettato l'invito a partecipare. E le vado a presentare. Abbiamo la dottoressa Maria Giulia Bernardini, che è ricercatrice in filosofia del diritto dell'Università di Ferrara, la dottoressa Anna Cavaliere, che è ricercatrice in filosofia del diritto presso l'Università di Salerno, la professoressa Susanna Pozzolo, che è professoressa di filosofia del diritto presso l'Università di Brescia, e la professoressa Chiara Saraceno, che è una sociologa, ha insegnato sociologia della famiglia presso l'Università di Torino ed è professoressa presso il Wissenschaftszentrum für Sozialforschung di Berlino. Credo di averlo pronunciato male, ma si sarà Io non ci capito. sono più, sono troppo Ah, vecchio per ok. essere da qualche parte. Dalle notizie che abbiamo trovato, la dava ancora lì. Va bene, io inizierei con la professoressa Pozzolo, entrando direttamente nel tema delle disuguaglianze in relazione alla questione femminile. E le vorrei chiedere una domanda molto veloce: in che modo, a partire dalla crisi sanitaria e dalla sua gestione emergenziale, è emersa la questione di genere? Prego. Grazie, buonasera. Sarebbero tante gli aspetti che potremmo discutere sotto questo profilo, che tra l'altro sono simili anche a livello internazionale. In primo luogo, ragionando soprattutto sul panorama italiano, ci sono stati comitati di esperti al maschile e una retorica degli eroi, senza mai parlare delle eroine, che sono stati due temi sicuramente presenti e molto evidenti, come lei segnalava, appunto alcuni aspetti diventano particolarmente evidenti e che però credo continui, insomma, sia necessario continuare a sottolinearli. Nonostante il 70% del personale sanitario e di cura sia femminile e che quindi le donne siano le più esposte, i dati dell'ONU dicono che il 66% del personale di cura infettato è composto da donne, il linguaggio usato in questo periodo ha offerto una rappresentazione tutta maschile. Si è parlato tanto di eroi, di angeli, dottori, infermieri, e sarà una deformazione professionale, però a me ha dato un certo fastidio. Certo, si dirà il plurale maschile comprende anche le donne, però le parole contano. E in questo quadro le donne non sono mai state rappresentate. Comparivano in televisione, stavano nelle immagini trasmesse, soprattutto quando si trattava di infermiere, via via sempre meno, eccetto la capua che è intervistata da Oltreoceano, e poi come si arrivava agli esperti le donne sparivano. Però è da dire che non abbiamo esperte, ne abbiamo e come.
Se andiamo a vedere per esempio il famoso H-index, che è appunto diciamo valuta la capacità di impatto degli scienziati a livello internazionale, a fronte dei 174 punti che ha Fauci, l'esperto americano, ci sono altri italiani accanto ovviamente, e però non troviamo per esempio gli esperti che abbiamo nelle nostre task force e che stanno a darci le ricette in televisione, che sono ben sotto il 50, mentre avremmo diverse scienziate top italiane con un H-index ben superiore al 50 che non sono mai state coinvolte. L'esclusione delle donne, come diceva anche lei, non è, è una di quelle nuove, diciamo, disuguaglianze, è una costante che è diciamo favorita da una struttura ancora patriarcale della società, però il gap che continua ad esserci non può essere più pensato come una distrazione, non può essere, le misure non possono essere per rimediare, non possono essere pensate come un lusso, diciamo, per i momenti di ricchezza. Si tratta di una questione persistente che in certe occasioni come in questa effettivamente diventa particolarmente evidente e fastidiosa. Il documento dell'ONU sull'emergenza e la parità di genere individua come prioritarie alcune misure, fra le quali esattamente la partecipazione in equa rappresentanza delle donne nei board decisionali. Il report riconosce come l'impatto del Covid-19 sulle vite, l'economia, le scelte delle donne sarà assolutamente sproporzionato e pesante rispetto a quanto sarà per gli uomini, dato che le donne guadagnano meno, risparmiano necessariamente meno, in ragione della subordinazione di genere hanno lavori spesso meno sicuri, partecipano più spesso al mercato informale. Dato questo quadro, insomma, è chiaro che le maggiori difficoltà di accesso anche a forme di protezione sociale saranno evidenti. Le donne sono anche la maggior parte delle famiglie monoparentali, che sono tipicamente diciamo quelle poste nel luogo di maggior vulnerabilizzazione delle persone. È chiaro che saranno quelle che più difficilmente assorbiranno lo shock economico che sicuramente farà seguito, diciamo, a quello che stiamo vivendo in questo periodo. Sempre ragionando in tema di salute, sanità e diciamo il mondo che ci gira intorno, un aspetto importante su cui porre attenzione è la riallocazione delle risorse, sia nel momento della crisi sia successivamente. Un aspetto che mi è sembrato interessante, se poi parlo troppo mi blocca lei chiaramente, certo. Un aspetto che mi è sembrato interessante è andare a fare una serie di riflessioni in relazione alle esperienze per esempio dell'Ebola o dello Zika o di altre, diciamo, situazioni forse non così gravi a livello mondiale, ma sicuramente gravissime a livello locale. E per esempio nel caso dell'Ebola si nota come tutta una serie di misure hanno pesato fortemente sulle donne, anche perché per esempio gli interventi a sostegno dell'economia e della ripresa sono stati prettamente indirizzati all'economia formale, dove normalmente purtroppo appunto queste donne erano escluse, quindi chiaramente rimanevano prima colpite dalla crisi e poi dal mancato aiuto in pratica. Il punto è che la dimensione di genere è un fattore imprescindibile, ormai direi che è veramente, tutte le analisi ce lo dicono, no? Non considerare il fattore di genere a questo punto significa solo voler sfruttare un meccanismo patriarcale per rimarcare un gap che è esistente. Si tratta di un problema che comunque continua a porsi, per esempio anche osservando il caso dello Zika in America Latina, particolarmente in Brasile, nonostante si sappia che questo tipo di virus incide soprattutto sulle donne, in particolar modo sui feti, non sono state accentuate o diciamo rafforzate le misure di autonomia delle donne, della loro capacità decisionale, soprattutto in ambito riproduttivo, tenendo conto appunto delle difficoltà che creava questo tipo di virus. Ricerche evidenziano addirittura che quando ci fu l'infezione N1H1,
fra il 2009 e il 2010, un 27% della crescita dell'infezione fu connesso al fatto che persone, appunto, in condizioni economiche disagiate, avendo necessità di lavorare, non avendo copertura quindi sanitaria, andavano appunto nonostante la malattia in giro, e quindi chiaramente questo ha determinato un aumento del tasso epidemico. E questo è importante da tenere in considerazione, perché questo rischio epidemico non si ferma con i muri alla frontiera, no? Cioè è qualcosa che coinvolge l'intera popolazione, non è qualcosa che rimane connesso solo a piccoli gruppi. E anche in questo caso, anche in queste statistiche, nuovamente si nota come la maternità è un elemento che pesa in modo particolare, perché al fondo della classifica, appunto, delle persone in condizioni di vulnerabilità troviamo le madri single, no? E quindi nuovamente e paradossalmente abbiamo una situazione in cui le donne sono da una parte il fronte, diciamo, della pandemia, ma non sono pienamente incorporate né nei dati né nella sicurezza sanitaria, e abbiamo visto neanche nelle task force, sebbene in tutta una serie di situazioni potrebbero essere invece proprio i soggetti che prima di altri individuano possibilità, segnali di allarme e diciamo potrebbero indirizzare le politiche di intervento. Allora quello che è importante, o sarebbe importante, insomma, sottolineare è come anche i fenomeni giuridici in qualche misura rischiano di mantenere le donne in una condizione di vulnerabilità grazie a apparati disciplinari rafforzati da regole culturali che appunto incrementano questa subordinazione di genere. Se vogliamo parlare di uguaglianza, su questo occorre incidere, è il punto, diciamo, centrale sul quale non è possibile mollare, diciamo così. Bisogna capire che questo tipo di problema è un problema strutturale, cioè non è un problema, come dire, momentaneo, è una struttura che continuamente produce questi effetti. Per esempio, guardando i dati che vengono da alcune analisi, il lockdown ha già determinato una serie di problemi sulla produzione scientifica delle scienziate. Perché? Perché tipicamente si ritrovano in casa a dover svolgere una serie di compiti, appunto, di cura, che non vengono svolti dai compagni, dai mariti. Ed è interessante notare che questo non accade per i padri. Quindi si nota proprio come ci sia un rapporto stranissimo fra l'essere madre e l'essere padre, no? Gli uomini hanno un vantaggio, e le donne invece si ritrovano una sorta di zavorra, una zavorra che produce chiaramente una serie di distorsioni sociali di vario genere, ma ci dimostra proprio come viviamo in una società che sembra una piramide invertita, dove le cose importanti vengono messe di lato, sostituite, diciamo, da aspetti, se vogliamo, più effimeri, e invece appunto andrebbe ribaltato. Tra le cose che ho letto, una cosa che a me è piaciuta molto è stato un post che vi leggo, e diceva, era in inglese ma ho tradotto: la prossima persona che twitta su quanto sia stato produttivo Isaac Newton mentre lavorava da casa si vedrà recapitato il mio bambino di 3 anni. Perché obiettivamente, cioè, questa diciamo retorica dello stare a casa e fare torte non corrisponde esattamente, no, alla vita delle donne. E però un aspetto da notare, proprio perché stiamo parlando di una struttura, è che questo mancato balance, diciamo così, familiare, non è una questione né di classe né di livelli di istruzione, perché è trasversale, appunto, è strutturale. La clausura sicuramente accentuerà questa disuguaglianza, vedremo se il mondo accademico ne terrà conto e come, se non lo farà sicuramente, diciamo, accentuerà appunto i fenomeni di disuguaglianza e in qualche misura aggraverà quello che secondo me è, diciamo, un pregiudizio che passa però attraverso la retorica del merito, no? Perché poi nel mondo accademico in particolare questa idea dell'essere tutti uguali, no, dal punto di vista del merito, ma in realtà ci sono delle condizioni dietro che ci portano dove siamo, insomma.
Chiaramente le condizioni, come appunto sto dicendo, di disuguaglianza che si creano in una situazione come questa incidono su uno stato preesistente, quindi necessariamente non fanno che accentuare, no, le misure, le disuguaglianze e le ragioni di difficoltà che già erano presenti. Sicuramente quella economica è quella che prima di tutto salta agli occhi, perché è stato fin da subito evidente che il lockdown era una misura per chi riusciva a permetterselo, no? Perché bastava guardare in certi luoghi del mondo ed era evidente che non era possibile restare chiusi in casa se si voleva continuare a sopravvivere. Quindi chiaramente le ragioni, diciamo, della vulnerabilità in questa situazione non fanno che aumentare. Un aspetto che mi è parso interessante, sempre in tema di genere e di salute, sul quale avevo dato un'occhiata un po' più approfondita, è relativo alla riallocazione appunto di alcune risorse. In particolare mi aveva così chiamato un po' l'attenzione questi interventi normativi sul bloccare tutta la questione degli aborti negli Stati Uniti, in alcuni stati degli Stati Uniti, non in tutti, no? Perché appunto definiti come misure non necessarie e urgenti. Chiaramente sotto il profilo, diciamo, della salute, la pandemia ha determinato una serie di difficoltà, di diminuzione dei servizi standard, no? Ce ne siamo accorti tutti quanti, chiaramente. Però, come dire, i fattori che incidono possono essere un po' diversi. E qui l'esempio statunitense mi sembra interessante, perché da una parte abbiamo quel report dell'ONU a cui facevo prima riferimento, che ci parla di 18 milioni di donne che tra America Latina e Caribe, si concentrava su questo il report, non hanno avuto accesso ai moderni contraccettivi. Dall'altra abbiamo dei governatori statunitensi che appunto bloccano non solo gli aborti chirurgici, ma anche in taluni casi quelli medicali, no? E quindi, come dire, che non necessitano del ricovero, perché ritenuti appunto non necessari e urgenti. Ora, è chiaro che la possibilità, credo, di decidere se portare avanti o meno una gravidanza è un elemento assolutamente centrale dell'autodeterminazione delle donne come gruppo e di ciascuna donna, chiaramente. Altrettanto indubbio mi pare che un paese minimamente civile debba garantire una pratica abortiva sicura, che è ovviamente time sensitive, perché va fatta entro un certo periodo di tempo. Negli Stati Uniti ci sono anche diciamo diverse normative che consentono, diciamo, interventi in momenti diversi, ma più andiamo avanti sicuramente più è pericoloso anche per la donna, no? Perché è un certo tipo di intervento. Su questo hanno insistito molto, per esempio, le associazioni ginecologiche ed ostetriche, cioè non è che una serie di, diciamo, di ordini si sono mossi in questa direzione, ma è da sottolineare anche che paradossalmente in una situazione pandemica è molto meno pericoloso un aborto che non una gravidanza. Una gravidanza porterebbe la donna comunque in una condizione relativamente di immunodepressione, la porta continuamente nei centri per i controlli e quindi la porta in quei luoghi dove questi stanno dicendo di non consentire l'aborto affinché possa stare lontana da lì e non essere infettata dal virus. È chiaro che la misura paternalistica è assolutamente infondata, non regge l'argomento. Professoressa, la interrompo perché ha aperto veramente molti temi. Su uno di questi poi le farò una domanda dopo. No, volevo sottolineare una cosa molto interessante che ha detto lei all'inizio, proprio del fatto che si parlasse, che la retorica di questa pandemia fosse tutta al maschile. Io l'altra cosa che ho notato è che oltre alle donne, l'altro grande rimosso di questa pandemia sono stati gli operai, soprattutto dai discorsi di Conte, in cui ringraziava tutti, ma appunto sempre al maschile, e mancavano sempre le donne e gli operai, che erano poi, era un'altra di quelle categorie che era sempre, che ha lavorato sempre, che non si è mai fermata e che ha consentito di andare avanti. Va bene, la ringrazio e andrei avanti. Grazie. Passerei alla professoressa Saraceno, e sono stati aperti appunto molti temi. Io cercherei di inoltrarci un po' in alcuni aspetti. Lei si è occupata a lungo di sociologia della famiglia.
Le vorrei chiedere come la pandemia e il lockdown e la crisi e tutte le ripercussioni socio-economiche che si produrranno, che tipo di, come incideranno nelle disuguaglianze in relazione ai rapporti di genere, nella divisione e nel carico del lavoro di cura della famiglia, ma le chiederei anche come queste disuguaglianze si mostrano, emergono all'interno del medesimo genere, quindi fra donne di stati sociali diversi. Quindi le lascio la parola. Sì, bene, grazie. Beh, se facciamo l'elenco di quelli invisibili, io direi anche i bambini, i ragazzi e gli adolescenti, di entrambi i sessi, con una particolare invisibili nella narrazione, ma anche nel trattamento, ancora stato più grave nei loro casi, con una particolare dimensione di genere, perché in alcune le famiglie più modeste in cui magari i genitori entrambi o l'unico presente doveva andare a uscire, cioè lavorava fuori perché faceva parte delle attività definite essenziali. Io non sto parlando solo dei medici, ma pensate alle commesse, per esempio, di cui non si è mai parlato, che erano piuttosto a rischio anche loro. Allora, in queste famiglie è capitato, ci sono dati, soprattutto in alcuni di origine migratoria, che sono state le bambine, le ragazze, quelle che sono subentrate nella cura, visto che i fratelli erano a casa, cioè che i loro fratelli e sorelle erano a casa. Quindi ci sono proprio anche dei dati che mostrano come parte il non aver potuto fruire della didattica a distanza, oltre a tutti i motivi dovuti alla mancanza di risorse, alla mancanza di strumentazioni, mancanza di capacità, nel caso di ragazze di condizioni familiari modesta e spesso anche di origine migratoria, è stato anche il fatto che dovevano occuparsi degli altri fratelli della casa, cioè occuparsi di tutto perché i genitori erano fuori mentre i fratelli e sorelle erano a casa 24 ore su 24. Quindi c'è una dimensione di genere che non tocca solo le adulte, non tocca solo le ricercatrici universitarie, eccetera, e tocca fin da piccole le bambine e le ragazze, con effetti poi sulle loro chance anche di vita, se perdono la scolarità, se vengono disamorate o disincentivate o comunque non sostenute nell'accesso all'istruzione, rischiano davvero grosso di essere tagliati fuori da moltissime opportunità di poi poter decidere su di sé che vita vogliono fare e così via. Tornando alla sua domanda su cosa è successo nelle famiglie, beh, intanto nessuna famiglia è uguale alle altre, quindi è un po' difficile dirla così. C'è stata, e non è solo una banalità, ma nel senso che non è stato sufficientemente riflettuto, salvo da chi lavora sul terreno, sul fatto che dire state a casa non era lo stesso. Non solo c'erano quelli che dovevano uscire comunque perché dovevano andare negli ospedali a lavorare o nei supermercati o nelle aziende che hanno continuato a produrre e così via, ma anche per chi era chiuso in casa e doveva stare a casa, non era la stessa cosa vivere in 100 metri quadri in due o in 30 metri quadri in cinque, ecco come succede. Quindi dal punto di vista della gestione familiare, della vita quotidiana, 24 ore su 24, questo non è abbastanza visibile e percepito che cosa vuol dire in abitazioni sovraffollate, è stata una cosa pesantissima per quelle famiglie in generale, nei rapporti di coppia, nei rapporti genitori figli, nell'esperienza dei bambini,
altro che fare le torte, passare amorosamente, allegramente il tempo ritrovato assieme. È stata una cosa durissima, senza balconi, a volte buia, cioè, ci sono ormai delle ricerche anche sugli effetti sui bambini di questo in generale, anche quelli più fortunati, ma insomma effetti pesanti sia sulla salute, anche sull'aspetto psicologico e sui genitori. Certamente c'è stata in molti di noi la speranza che almeno in quelle famiglie in cui entrambi lavoravano da casa, o comunque erano in casa, cambiasse qualche cosa nella divisione del lavoro familiare. I dati, ovviamente, ci sono alcune ricerche che hanno fatto dei sondaggi in tempo reale anche su campioni rappresentativi a livello nazionale, anche se piccoli. Una in particolare che è stata fatta da un gruppo di economiste del Collegio Carlo Alberto qua a Torino, ha trovato che sì, qualcosa è successo, quindi c'è una notizia buona. La metà circa degli uomini in famiglie in cui c'era una coppia ha aumentato il proprio lavoro familiare di cura, di gestione dei bambini e dei figli e così via. Mi sembra in questa particolare ricerca mi sembra sia il 55% dei padri. In un'altra ricerca fatta dall'Ipsos, l'Ipsos la percentuale era un po' inferiore, era attorno al 45%, ma comunque diciamo siamo grosso modo sulla metà. Questo è il dato positivo. Ci sono due dati negativi, che l'altra metà invece non ha cambiato nulla. Quindi siamo sempre... ma il dato anche, un secondo dato negativo è che a fronte di un aumento da parte della metà degli uomini, dei compagni, è stato un aumento molto maggiore da parte delle donne. In queste coppie gli uomini hanno aumentato, in quelle in cui c'è stato un aumento degli uomini, ma le donne hanno aumentato molto di più, per cui il gap non solo è rimasto ma in parte si è allargato, il gap, cioè lo squilibrio tra quanto fa lei e quanto fa lui. Come mai, mi chiedete, uno potrebbe chiedere, hanno fatto molto di più? Perché altro e gestire una famiglia, le pulizie, la cura e tutto quanto in orari complessi se uno ha anche un lavoro, ma comunque in cui non siamo tutti insieme 24 ore al giorno in casa. Proprio banalmente bisogna lavare più spesso i pavimenti, no? Per dire, si sporca molto di più se si è tutti in casa, si mangia anche più spesso quelli che possono permettersi di mangiare. Si più spesso, perché c'è il piacevole, come mi ha raccontato un mio nipote, è bello che abbiamo i primi tempi che mangiamo tutti insieme tutti i giorni, e quindi c'è questo aspetto piacevole sicuramente, ma c'è anche il lavoro aggiuntivo. In più la maledizione della didattica a distanza, soprattutto. Meno male che c'è stata, uno dice, perché altrimenti 3 mesi di nulla sarebbe stato drammatico. Ma soprattutto per i ragazzini, per i bambini più piccoli, del nido, cioè quelli piccolissimi, anche quelli della scuola materna hanno avuto poco o niente, e se anche hanno avuto qualche cosa l'hanno avuto, come dire, come accompagnamento ai genitori, ma non come sostituzione. Ma anche alle elementari e in parte alle medie, chiunque abbia figli o nipoti di quell'età lì sa che non è proprio così semplice piazzarli davanti a un video e dire adesso come mandarli a scuola e poi hai capito tutto e stai attento e fai. Non è così, non solo perché giustamente la didattica a distanza non copriva l'intero orario scolastico, perché stare 5
4 ore davanti allo schermo, perché a tempo pieno 8 ore non era proprio il caso, al massimo mi hanno avuto 2, 3 ore massimo, i più piccoli, ma comunque richiedeva un lavoro di accompagnamento. Questo è un sovraccarico, e questo spiega perché, nonostante i padri abbiano aumentato l'età, i padri abbiano aumentato il proprio lavoro, non le madri non abbiano diminuito il proprio, ma anzi lo abbiano in larga misura aumentato. Forse un salto c'è stato in quelle coppie in cui lei che doveva andare a lavorare fuori, per esempio era medico, e invece lui poteva o non lavorava affatto o lavorava a distanza. In questi casi c'è stata una necessità, davvero un'inversione. Bisognerà vedere comunque sia nel caso in cui, quando si ritornerà a una certa normalità, se questi cambiamenti che ci sono stati proseguiranno oppure no. Alcuni segnali, non tanto perché manca la disponibilità degli uomini, ma perché la persistenza della chiusura scolastica insieme alla riapertura di alcune attività e non di altre produttive, pensate al turismo eccetera, fa sì che adesso siano molto più spesso gli uomini che hanno incominciato a uscire per lavorare, mentre più spesso le donne stanno facendo il lavoro a distanza, se sono sfortunate lo hanno perso, o comunque non è ripreso, se gli va bene sono in cassa integrazione, perché le donne sono nella maggioranza concentrate nei settori che non solo hanno ripreso più tardi, ma che stanno facendo fatica. Ripende il turismo, il commercio, quello di piccole dimensioni, oltre che i supermercati, cioè i negozi che stanno facendo fatica a riaprire e che comunque magari non possono più impegnare tutte le persone che impegnavano prima. Quindi fronte a questo squilibrio, che è più facile, questo sta avvenendo in tutte le professioni, e siano i lavori maschili, tradizionalmente ci sono più uomini, ecco, dove gli uomini sono più presenti, quelli che riprendono, mentre quelli le donne o rimangono più a lungo a distanza o proprio non ci sono, lo squilibrio nella divisione del lavoro tra uomini e donne rischia di riaccentuarsi ulteriormente. Non solo, ma c'è, questo è anche segnalato dai dati Istat, sono relativi al primo trimestre, quindi figuriamoci adesso, sono relativi al periodo proprio del lockdown, ma comunque che mostrano come gran parte dell'occupazione che si è già persa riguarda i giovani di ambi sessi e le donne di tutta ogni età. Quindi è già chiaro che a livello economico l'occupazione, che è a rischio per molti, anche per gli uomini, ma adesso, a differenza di quanto era avvenuto nella crisi del 2008, dove sono state le occupazioni maschili a essere più colpite, adesso sono le occupazioni femminili. Se noi sommiamo questo con l'assenza di strumenti di conciliazione, perché la scuola è stata chiusa, le attività estive non si sa bene se partono, come partono, non solo, ma per esempio nella città dove vivo io la priorità viene data ai bambini i cui genitori lavorano entrambi o l'unico presente, e qui lavorano entrambi fuori casa, quindi se tu lavori a casa sono fatti tuoi, o se sei in cerca di lavoro non puoi, perché c'è il bambino non te lo tiene nessuno, tanto questo è anche uno spregio dei diritti dei bambini pazzesco, cioè nessuno ci pensa a questo, che i bambini hanno bisogno anche loro di queste cose. Quindi è questo grosso, c'è veramente il rischio di ritornare
indietro sul poco che era stato conquistato. E peraltro, già nel modo in cui è stato pensato, a me è capitato di scrivere quando c'è stata la prima riapertura, non ci avevano proprio pensato che non si poteva riaprire se non si teneva conto di chi si occupava dei più piccoli. C'era una visione da anni 50, per cui chi esce ad andare a lavorare sono gli uomini, padri che anzi devono andare fuori perché devono guadagnare, e le donne sono la sussistenza. Perché però nel 2020 questa fosse l'immagine dominante anche dei nostri esperti, oltre che dei nostri governanti, è stato uno shock per certi versi. C'è solo una ministra che ogni tanto alza il ditino e dice no, veramente, le misure prese di conciliazione sono modeste rispetto al massimo un mese di congedo straordinario e che è in alternativa con il voucher piuttosto che a fronte di 3, 5, 6 mesi quanto di assenza di scuola e di servizi di conciliazione. Ho detto, quindi il rischio è che davvero si cristallizzino soprattutto da dove, come dire, il trade-off tra lavorare e non lavorare è meno conveniente, da là dove i lavori sono più spiacevoli, eccetera, cioè che alla fine le donne si rassegnino. Infatti i dati ISTAT segnalano che è molto aumentata la popolazione attiva, che non cerca il lavoro, si rassegna. Da questo sono soprattutto molte donne, anche un po' di giovani di entrambi i sessi. Ho detto, non siamo tutti uguali, non sono tutti uguali gli uomini, non siamo tutti uguali neanche tra le donne, non solo perché dipende se si ha figli, non ha figli, eccetera, dipende che lavoro si fa, che reddito si ha, eccetera, e questa esperienza ha anche introdotto, anche per gli uomini, ma soprattutto per le donne, un nuovo tipo di disuguaglianza che ha le sue ambivalenze. Fa un lavoro che può essere fatto non solo tra chi faceva un lavoro di necessità e chi no. Questa è stata la prima grande differenza ora che gioca, ma anche tra chi aveva una professione per cui poteva lavorare da casa e quindi non ha perso reddito, non ha scorso il rischio neanche di perdere il lavoro, eccetera, e chi invece no. Io non intendo il lavoro da casa, soprattutto nelle condizioni in cui lo stanno facendo e si è fatto nei mesi scorsi, uno strumento di conciliazione, come sembrano pensare i nostri politici. No, perché va bene come strumento di conciliazione se i ragazzi vanno a scuola, fanno le loro cose, semplicemente rende un po' più smooth, un po' meno aspro l'organizzazione, ma se deve essere il sostituto di tutti gli altri, se deve essere una cosa della presenza 24 ore 24 su 24, non è come ha detto in una ricerca molte intervistate, altro che conciliazione, è il doppio lavoro al cubo. Cioè fatto tutto in contemporaneo, non in sequenza, quindi non in questo, però sicuramente poter lavorare a distanza ha garantito la possibilità di mantenere il posto di lavoro e ha garantito anche la continuità del reddito, laddove invece ci sono lavori non considerati essenziali, eccetera, che non potendo essere fatti distanza sono persi, valgono, voglio dire, vale dal teatro alla commessa del piccolo negozio, all'educatrice nel nido privato, e cioè queste cose, quindi bellissime professioni che sono fortemente a rischio. E a me ha molto colpito
cioè questa nuova disuguaglianza che in qualche modo cambia un tempo la distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, diciamolo così. Oggi è anche quello che puoi fare a distanza, che quindi in qualche modo ti puoi portare dietro, e quello che invece o lo fai in presenza o lo perdi. E questo sta diventando una cosa molto, molto pesante e grave. Grazie, grazie. Ha toccato veramente tutta una serie di temi estremamente importanti. Da uno, un tema sul quale io non avevo per nulla riflettuto, come quello dei ragazzi e del ruolo nel lavoro di cura dei ragazzi e delle ragazze, o un'altra questione molto importante come quella della disuguaglianza nella condizione abitativa, che è stata centrale in questi mesi, e poi la questione del lavoro, su cui magari poi torniamo con un'altra domanda. E adesso passerei alla dottoressa Cavaliere, che si è occupata di femminismo, welfare e diritti sociali. E ha scritto un libro di recente, uscito quest'anno nel 2020, che si chiama L'invenzione della povertà. E questo per fare un quadro. E vado direttamente alla domanda, appunto, che verte su welfare e diritti sociali. Le chiederei, appunto, di parlarci dello stato del welfare, dei diritti sociali, ma anche dei diritti civili, ma soprattutto illustrando come il femminismo possa contribuire a ripensare il welfare o a rilanciarlo, a ricostruirlo in questa fase dopo i numerosi attacchi che ha subito negli ultimi 20 anni. Le passo la parola, grazie. Grazie, grazie mille Alessandro. Inizio subito, grazie della domanda, e inizio subito sgombrando il campo da un equivoco abbastanza diffuso, cioè che il femminismo c'entri poco e niente col welfare. Secondo me non c'è niente di più sbagliato. Il femminismo, il welfare, i diritti sociali sono una questione centrale per il femminismo. Secondo me sono la questione in questo momento. In qualche modo lo sono sempre stati, perché il femminismo, a mio parere, rappresenta una delle matrici teoriche dei diritti sociali. Quando all'indomani della Rivoluzione francese viene emanata la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, le femministe, le proto-femministe, sono lì pronte a mettere in evidenza che quella dichiarazione è sì uno straordinario strumento di progresso per l'umanità, ma ha anche un forte contenuto escludente, perché taglia fuori le donne, i poveri e chi di fatto non riesce ad accedere ai diritti. È chiaro che però quando i diritti sociali sono venuti alla luce, così come noi oggi li intendiamo, cioè nelle costituzioni del secondo dopoguerra, il femminismo, se una parte del femminismo ha lottato per portare avanti perché quei diritti fossero veramente riconosciuti, fossero effettivi, il femminismo non ha mancato anche di muovere delle critiche al carattere escludente che lo Stato sociale conservava. Perché la critica più emblematica in questo senso, come sappiamo, è quella di Carol Pittman, che nel contratto sessuato mette in evidenza che lo Stato sociale mantiene come modello di riferimento il paradigma patriarcale, perché riconduce i diritti sociali ai lavoratori salariati. E i lavoratori salariati sono in molti casi dei soggetti di genere maschile e che svolgono un lavoro appunto extra domestico, fuori dalle mura domestiche, e quindi ai lavoratori salariati, per ogni lavoratore salariato c'è un gran numero di lavoratori e soprattutto di lavoratrici che svolgono altri lavori, il lavoro di cura per esempio, ai quali non sono riconosciuti direttamente i diritti sociali. Quindi se è vero che una critica femminista c'è stata ai diritti sociali nel corso del Novecento, quella critica era naturalmente tesa ad ampliare la portata emancipativa dei diritti sociali, certamente non a gettare a mare lo Stato sociale, che aveva avuto in ogni caso il merito di demercificare le esistenze dei soggetti.
diritti, come ci ricorda Gösta Ensprig Andersen, che è un grande studioso dei diritti sociali, cioè li aveva posti al riparo dalle vicissitudini del mercato. È successa però una cosa singolare nel campo dei diritti sociali negli ultimi anni, che sono stati oggetto di una violenta delegittimazione teorica, prima ancora che di un significativo ridimensionamento sul piano politico. Cioè il paradigma neoliberale da una parte ha imposto dei significativi tagli allo Stato sociale, dall'altro ha contribuito a in qualche modo delegittimato i diritti sociali anche sul piano del senso comune, perché ha detto che i diritti sociali erano in fin dei conti sono troppo costosi, sono diritti che costano, il che è certamente vero, ma mi limito a ricordare che tutti i diritti costano, anche assicurare i diritti di libertà costano. I diritti sociali costano di più, certo, perché implicano una redistribuzione della ricchezza, chiaramente. Assicurare un buon livello di sanità pubblica implica una redistribuzione della ricchezza all'interno di un paese. Assicurare un buon livello di istruzione gratuita e pubblica implica una scelta di redistribuzione della ricchezza di un paese. Lo Stato, quando intende assicurare i diritti sociali, non si può limitare a fare da guardiano notturno, deve appunto redistribuire la ricchezza. E il neoliberalismo, non solo, le politiche neoliberali hanno in qualche modo posto sotto attacco i diritti sociali. I diritti, appunto, l'istruzione, la sanità e anche e soprattutto i diritti del lavoro. I diritti del lavoro probabilmente sono stati quelli più sotto attacco degli altri, perché tagliare i diritti del lavoro, ridurre le garanzie dei lavoratori significa rendere i lavoratori più ricattabili e quindi consente di agire sui salari. Sui salari non si può agire così facilmente, lo si può fare più facilmente quando i lavoratori sono più ricattabili, per esempio quando non c'è una contrattazione collettiva, quando lo strumento privilegiato della contrattazione del lavoro non è la contrattazione collettiva, e che è il modello che si è imposto negli ultimi anni. La contrattazione collettiva è molto meno la regola di quanto non lo fosse in precedenza. Ebbene, quando le cose vanno così, i lavoratori sono più ricattabili, si può agire più facilmente anche sui salari. E da una parte le politiche neoliberali si sono tradotte in tagli significativi dei diritti sociali a tutti i livelli, dall'altro hanno delegittimato anche sul piano teorico i diritti sociali, sul piano del senso comune. Ecco, il neoliberalismo ha cercato di imporre il messaggio per cui i diritti sociali fossero in qualche modo inutili, perché paternalistici. E addirittura sembra che l'argomento, che una parte del femminismo, pensiamo al femminismo lean-in, abbia fornito degli eccezionali argomenti a questo nuovo paradigma. Il femminismo lean-in, che è praticamente diventata una corrente molto rilevante del femminismo in tutto il mondo, il testo di Sheryl Sandberg che si chiama Lean-in è stato tradotto in tantissimi paesi, anche in Italia, si chiama Facciamoci Avanti. E che cosa ci racconta? Ci racconta le storie di queste le storie di queste donne di successo che con mille sacrifici riescono a raggiungere posizioni apicali nelle industrie, nel lavoro. Lo fanno chiaramente con un grande lavoro di equilibrio tra l'impegno personale, l'impegno privato, il lavoro di cura, la vita professionale, ma alla fine ci riescono. E la morale della storia è di solito che le donne devono soltanto imparare a credere di più in loro stesse, che tutti gli ostacoli che agiscono nella vita delle donne sono ostacoli interiori. Questo è proprio un passaggio famosissimo del libro di Sheryl Sandberg. È un messaggio apparentemente ottimistico che nasconde
un messaggio, a mio parere, terribile in realtà, perché dice innanzitutto che il contrario di quello che giustamente prima sottolineava la professoressa Saraceno, cioè dice che le vite delle donne sono tutte uguali, cioè che come se le donne fossero un'unica classe sociale, quando poi le vite delle donne sono diversissime, come diversissime sono le condizioni in cui le donne vivono. Per cui, se è vero che per qualche donna gli ostacoli per raggiungere il pieno successo professionale, sto usando un termine che non mi piace, ma per rendere l'idea, sono soltanto gli ostacoli interiori, per molte altre donne ci sono invece degli ostacoli materiali che impediscono il raggiungimento di certi obiettivi. O stiamo dicendo che la vita di una donna appartenente all'upper class americana incontra gli stessi ostacoli di una vita di una donna che è migrante che arriva in maniera irregolare negli Stati Uniti? Certamente no. E potremmo fare esempi del genere anche nella società italiana. E quindi questo per dire che cosa? Che se non c'è una rete di diritti che sostiene la vita delle donne, e in particolare di certe donne, certi obiettivi sono di fatto irraggiungibili. Questo però che cosa ci porta a dire? Che dobbiamo gettare il bambino con l'acqua sporca, cioè che la riflessione, la critica femminista al welfare è stata del tutto improduttiva? A mio parere no. A mio parere deve essere invece recuperato la ratio della critica femminista al welfare, che era appunto quella di voler ampliare la portata emancipativa del welfare. E tu giustamente mi chiedevi, ma come si può fare per ampliare la portata emancipativa del welfare? Semplicemente, innanzitutto, chiedendoci a quale istanza il welfare debba rispondere. È vera la critica femminista per cui il welfare novecentesco è stato a lungo legato alla figura del lavoratore salariato, ed è vero che quel welfare in qualche modo scontava si rendeva portavoce di un rimosso che è quello del lavoro di cura e in generale di riproduzione sociale. Cioè il welfare novecentesco non riconosce al lavoro di cura e di riproduzione sociale lo stesso valore che riconosce al lavoratore salariato. In molti casi non lo riconosce come lavoro, cioè fa come se il lavoro di cura non ci fosse. Eppure, quale vicenda più del Covid ha dimostrato che il lavoro di cura è essenziale per la tenuta di una società? Cioè che il lavoro di cura, come ha sottolineato Nancy Fraser in tutti i suoi ultimi lavori, è il vero presupposto della società. Senza il lavoro di cura, senza che ci sia qualcuno che si fa carico del lavoro di cura e di riproduzione sociale, e nella società in molti casi sono ancora le donne, non si danno le condizioni per per il lavoro salariato. Cioè il lavoratore salariato non riesce ad andare al lavoro ed essere produttivo se non c'è qualcuno che lo supporta grazie al lavoro di cura, cioè che gli prepara la cena, che gli lava i vestiti, che si occupa di crescere i bambini. Chi lo fa nella nostra società? In gran parte lo fanno ancora le donne. Lo fa ancora le donne ed è considerato normale che lo facciano le donne. Le posizioni che sono emerse durante il Covid confermano drammaticamente questo dato. Da una parte il lavoro di cura, che è stato centrale, è stato praticamente ricondotto al privato, cioè è stato riportato completamente nella sfera del privato. Si diceva prima, tutto il lavoro di cura è stato riportato nelle famiglie, la cura dei bambini è stata riportata nelle famiglie, perfino l'istruzione è stata riportata nelle famiglie, con effetti di disparità e di diseguaglianza inevitabili, che secondo me non stiamo ancora registrando, ma che per esempio a settembre registreremo quando, mi auguro, riapriranno le scuole e si tornerà alla didattica in presenza.
faccio solo, appunto, apro e chiudo una parentesi sulla didattica a distanza. C'è stata per, in gran parte per buona volontà degli insegnanti e delle famiglie. Gli insegnanti si sono improvvisati educatori a distanza e le famiglie si sono, in modo particolare le madri, si sono improvvisate insegnanti. Lo hanno fatto tutti ugualmente bene? Chiaramente no. E a settembre vedremo per quanti bambini e ragazzi questo periodo non abbia rappresentato un periodo di completa assenza di istruzione. E non è solo una questione di digital divide, che pure è presente nel nostro paese e che non è stato colmato, perché il digital divide non è solo l'assenza dei dispositivi, è anche l'assenza di competenze digitali che chiaramente non si potevano improvvisare. Quindi se anche sono stati inviati i tablet, che comunque non sono arrivati a tutte le famiglie, se un genitore non ha mai avuto accesso a internet, e in Italia le persone che non hanno accesso a internet sono ancora un numero significativo, è difficile che il giorno dopo riesca a seguire suo figlio nei compiti, anche se uno gli ha mandato a casa il tablet. Tutto questo ha prodotto una quantità di diseguaglianza che ancora non è stata neppure registrata e che probabilmente verrà registrata solo a settembre, quando e se riaprirà la didattica in presenza. Eppure, nonostante appunto il Covid abbia reso evidente che la cura è una questione centrale, non c'è stato alcun provvedimento che abbia reso, diciamo, un riconoscimento a questo lavoro di cura. Come si ricordava prima, le donne sono state le grandi, prima si diceva non sono stati, sono stati ringraziati i medici, sono stati ringraziati il personale sanitario, giustamente, non sono mai stati ringraziati gli operai, faccio notare che non è stato mai nemmeno ringraziato chi portava avanti il lavoro di cura nel privato, nei mesi della pandemia. Anzi, a un certo punto, appunto, come la professoressa Saraceno ricordava, si è deciso di riaprire lasciando completamente alle famiglie l'onere di risolvere la questione della cura. Quando appunto molti italiani e molte italiane sono tornati al lavoro fuori dalle mura domestiche, chi avrebbe dovuto occuparsi dei bambini? È stata o dei ragazzi o delle persone anziane? È stata una questione completamente lasciata alle famiglie, quindi la cura, che dovrebbe essere la questione politica per eccellenza, cioè se vogliamo riformare il welfare, creare un welfare più femminista, la cura dovrebbe essere la questione politica per eccellenza. Durante il Covid la cura è ritornata ad essere, o si è confermata come questione completamente privata, e infatti appunto si è detto bene, adesso riapriamo fase 2, si torna al lavoro, e non si è spesa una parola per spiegare a chi qualcuno avrebbe dovuto lasciare i bambini, visto che le scuole continuavano a essere chiuse, o le persone anziane o le persone disabili. Faccio una parentesi rispetto allo... dico anche una cosa. Una parte di me, diciamo la parte peggiore di me, tende a sospettare che quando a un certo punto, in piena pandemia, è stato concesso, fatto un riferimento ai congiunti, cioè la possibilità per le famiglie alla possibilità per i figli di rivedere i genitori e per i nipoti di rivedere i nonni, che è coinciso praticamente con l'inizio preannunciato la fase 2 della gestione della pandemia. Bene, la parte più sospettosa di me tende a pensare che forse quel omaggio ai congiunti, ai nonni in particolare, che sono stati richiamati anche nei discorsi del Premier, non fosse proprio casuale, cioè non fosse solo l'omaggio alla famiglia tradizionale, di cui pure si potrebbe discutere, ma nascondeva anche un modo di risolvere quella questione della gestione dei bambini quando molti adulti sarebbero dovuti tornare al lavoro. Per cui ancora una volta la rete di protezione e di garanzia della cura in Italia è stata offerta dai nonni, ma in questo caso voglio essere abbastanza diretta, se questo è stato il calcolo è stato abbastanza
cinico, perché i nonni erano proprio le persone più a rischio Covid, e quindi diciamo che è singolare che in un momento in cui a chiunque si chiedesse di starsene a casa, starsene al sicuro rispetto alle possibilità di contagio, si sia deciso di affidare, di consentire ai nipoti di rivedere proprio i nonni. Chiusa parentesi sulla questione appunto congiunti. Torno invece a parlare di quale contributo possa dare il femminismo per ripensare il welfare. Sicuramente il femminismo deve indicare per prima cosa la necessità di un cambio radicale di rotta. Il welfare è incompatibile con le misure di austerità, cioè l'austerità è incompatibile con il welfare. E se c'è un solo merito che la pandemia ha avuto è stato quello di svelare, di togliere il velo a tutti gli inganni del neoliberalismo sulla efficienza della sanità privata, su tutti i corollari appunto della cosiddetta razionalizzazione della spesa pubblica. Abbiamo sperimentato che quando viene privatizzata la sanità non è poi così efficiente, e soprattutto che l'efficienza della sanità non è sempre compatibile con la tutela della salute. Abbiamo sperimentato che forse sarebbe stato il caso invece di potenziare la sanità pubblica, così come di costruire più scuole pubbliche, di assumere più insegnanti, e adesso ci troviamo con un'emergenza da gestire. Come può essere ripensato il welfare? Sicuramente appunto con questa inversione di rotta e anche, come dicevo prima, politicizzando la cura. Cioè il problema è capire quale sia la questione collettiva, quale sia la questione politica collettiva che va affrontata. La gestione della cura è una questione politica e collettiva, e come tale non può essere lasciata al privato. Naturalmente qui si cade sempre in quel tranello per cui si dice: beh, però se uno fa solo le leggi e non cambia la cultura di un paese, può cambiare il welfare, ma per le donne cambierà poco, perché è chiaro che va fatto anche un lavoro culturale, certamente. Così come se io stessi qui a dire che va fatto un lavoro culturale, uno mi potrebbe dire: beh, però bisogna cambiare anche le leggi. Certo, va fatta l'una e l'altra cosa. Io appunto, da filosofa del diritto, ritengo che il diritto e la realtà siano due cose in profondo contatto. Il diritto ha una forza anche di trasformazione della realtà, e nel corso della storia l'ha avuto, ma naturalmente il diritto non può essere completamente staccato dalla realtà, cioè il diritto deve fare i conti con la realtà che si trova a normare. Per cui è chiaro che serve un lavoro culturale che va fatto per riequilibrare gli sforzi della cura all'interno delle famiglie e anche al di fuori delle famiglie, perché la cura non è una questione che riguarda le famiglie e basta. La cura, il lavoro di cura, il lavoro di riproduzione sociale è un lavoro che riguarda, è una questione che riguarda la collettività. Quindi da una parte deve essere fatto un lavoro culturale in questo senso, dall'altro questo lavoro culturale deve essere accompagnato da riforme normative. Qualcosa il femminismo in questi mesi ha detto, per esempio immaginando un reddito di cura, che è in parte una cosa diversa dal reddito di esistenza. Naturalmente sono posizioni che andrebbero indagate con attenzione, che avranno sicuramente dei limiti, però io ritengo che sia in ogni caso un buon segnale quello che venga accesa una luce sull'attività di cura, che è appunto, come la povertà, come tante altre questioni, una questione politica e collettiva e non una questione privata. Grazie per questo intervento. Cerchiamo un po' di allargare il campo dalla questione femminile ad altre soggettività, e in questo mi rivolgo alla dottoressa Bernardini, che si occupa fra le altre cose di disability studies, e quindi diciamo della condizione filosofico-giuridica della disabilità.
E le vorrei chiedere come la crisi sanitaria e il lockdown hanno influito su alcune categorie sociali più vulnerabili e in particolare quali sono queste categorie sociali più vulnerabili. E in particolare penso alle persone con disabilità, ovviamente come dicevo. Ma in generale a tutte quelle persone la cui esistenza o qualità della vita dipendono fortemente da forme di assistenza particolare. Possiamo dire che anche in questo settore la pandemia ha messo in luce e ha anche approfondito forme di disuguaglianza che erano già presenti nella nostra società? Le do la parola, grazie. Grazie mille. Il microfono era acceso, si è rispento. Adesso è acceso? Ok, ora la sento, sì. Grazie. Allora, parto con una riflessione, una considerazione molto base, cioè mi sembra che ci siano due livelli di discorso, di riflessione, di considerazioni quando affrontiamo il tema della pandemia. Da un lato abbiamo una visione che vede la pandemia come un'opportunità per sovvertire l'ordine esistente, un'occasione quindi per rimettere l'immaginazione al potere. Qui mi rifaccio un po' anche a quello che diceva Basaglia un po' di tempo fa, ma che risuona attuale non solo per questo motivo, ma spero di renderlo più chiaro dopo anche per ulteriori ragioni. E in questo senso potremmo dire, in qualche modo, la pandemia è un'occasione per uscirne migliori di ciò che eravamo. E dall'altro però la pandemia funziona esattamente nel modo che diceva lei, cioè come amplificatore di una serie di criticità esistenti sul piano culturale e non solo, a partire dal piano culturale, per andare su un piano economico, sul piano sociale, sul piano istituzionale. E quindi, in questo senso, la pandemia funziona come una lente attraverso la quale vedere come le diseguaglianze siano state esacerbate con l'avvento della pandemia. E in relazione alle persone con disabilità, questa lettura della pandemia risulta quanto mai attuale, perché anche in relazione a questi soggetti, a queste nuove soggettività, abbiamo in realtà un duplice codice, cioè da un lato è una opportunità per le persone con disabilità, dall'altro però è un motivo di ulteriore esclusione, discriminazione ed oppressione. In questo modo quindi risulta evidente come la duplice narrazione relativa alla disabilità permetta di costruire i corpi e gli spazi in modo diversificato. È legittimo in questo senso temere che nel futuro prossimo si ponga un problema ancora più significativo di riconoscimento, in primo luogo, della soggettività delle persone con disabilità e di tutela effettiva dei loro diritti. Però ci sono anche alcuni spiragli utili. Ad esempio, se analizziamo il piano Colao, ma ci torno tra un po'. E soprattutto l'importanza è data dal fatto che è un'occasione per parlare pubblicamente di disabilità e soprattutto di questioni che sostanzialmente fino a tempi recentissimi erano prima relegati soprattutto a un dibattito interni all'associazionismo di settore. A differenza delle relatrici che mi hanno preceduto, che muovendosi sul genere in realtà danno per scontate alcune cose, alcune categorie, perché effettivamente di genere per fortuna si parla ormai da un po' di tempo, io ho bisogno di recuperare un paio di categorie concettuali per provare a poter sviluppare un ragionamento di cosa abbia significato la pandemia per le persone con disabilità. Perché, per quella che è la mia esperienza almeno, posso sbagliare, quando si parla di modelli culturali di disabilità e di mutamenti di paradigma, si parla in realtà di un qualcosa che magari si echeggia nel dibattito pubblico, ma che non è particolarmente conosciuto. Di norma, l'approccio che possiamo avere alla disabilità è, andando per grandissime linee, di due tipi. Una contrapposizione tra un paradigma modello medico e un paradigma modello sociale. Perché è importante recuperarli? Perché sono le griglie culturali attraverso le quali noi leggiamo la disabilità e le dinamiche disabilitanti. Quindi, che cosa dice il paradigma medico?
vige la presunzione che le persone con disabilità siano irrimediabilmente e inevitabilmente sfortunate, inutili, oppresse, malate. Faccio riferimento qui a delle parole di un attivista per i diritti civili delle persone con disabilità, Paul Hunt. E quindi qual è l'effetto? L'effetto pratico è quello per il quale le diseguaglianze che queste persone si trovano a vivere nel quotidiano sono naturali, sono necessarie, sono inevitabili, appunto perché sono derivanti da una condizione corporea intrinsecamente negativa, deficitaria, mancante. Dunque, l'umanità stessa di queste persone è mancante di un qualcosa, tant'è che è possibile metterne in discussione la dignità o la qualità della vita. La tragedia personale che affligge chi sia disabile e non solo, anche la sua famiglia, perché il lavoro di cura a cui è stato fatto riferimento negli interventi precedenti è un lavoro primariamente familiare e all'interno della famiglia è un lavoro di genere, fatto salvo anche il fatto che tutto il fenomeno del badantato pone anche qui un problema di discriminazione intersezionale. Dunque, questa tragedia personale deriva da una condizione biologica che va vissuta nel privato e che quindi permette in realtà di instaurare una relazione profondamente asimmetrica tra l'oggetto curato, cioè la persona con disabilità, e il soggetto che cura. Soggetto che cura che in realtà può essere anche qui declinato al plurale, perché possiamo avere, se consideriamo la cura in senso stretto, il medico, se consideriamo invece la care, la cura in senso ampio, allora appunto rientra in gioco la famiglia. Ora, accanto a questo modello, ne coesiste un altro, quello del modello sociale della disabilità, che deriva dall'attivismo per i diritti civili delle persone con disabilità. E in questo senso la disabilità viene fatta transitare dalla sfera medica alla sfera sociale, o meglio alla sfera politica, perché la disabilità è vista come una discriminazione strutturale e quindi una diseguaglianza strutturale socialmente imposta che viene esperita da chi abbia una disabilità. In questo senso, il riconoscimento della soggettività politica delle persone con disabilità ha permesso di riformulare il tema delle questioni afferenti alla disabilità e farle transitare dalla sfera dei bisogni al linguaggio dei diritti, in particolare dei diritti umani. È stata approvata la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che è stata ratificata dall'ordinamento italiano del 2009, quindi non troppissimo tempo fa, e di mettere soprattutto in discussione e in evidenza il carattere ideologico della distinzione tra pubblico e privato. Qui vediamo come i temi del femminismo e della riflessione dei disability studies in realtà si intersechino, con esiti non sempre coincidenti, anzi, la maggior parte delle volte oppositivi. Perché? Perché anche all'interno del femminismo la soggettività delle persone con disabilità non è stata presa in considerazione. E in questo senso, quindi, le persone con disabilità sono tra i soggetti imprevisti a cui anche la riflessione di genere non si è rivolta per molto tempo. Modello medico e modello sociale sono due paradigmi attraverso i quali comprendere la disabilità e sono paradigmi compresenti anche attualmente. Non abbiamo avuto un superamento e un abbandono del paradigma medico. E questa precisazione mi serve per analizzare quello che è successo con il Covid, perché appunto si giustifica in questo modo la duplice lettura dell'avvento della pandemia in relazione alle persone con disabilità. Parto quindi da un aspetto decostruttivo, che è stato quello dominante durante il lockdown, per individuare poi alcuni elementi che possono giustificare una sorta di cauta fiducia in relazione al fatto che il futuro possa anche costituire una sorta di opportunità, se giocato bene. Prima però preciso un paio di cose. Allora, do per scontato che sappiamo a grandi linee che cosa sia la disabilità, ma soprattutto che abbiamo chiara l'importanza di considerare come esistano diverse forme di disabilità, cioè che parlare di disabilità di per sé non vuole dire assolutamente nulla, se noi non teniamo presente che abbiamo disabilità fisiche, mentali, intellettuali e sensoriali, prendendo una delle migliaia di partizioni che possono essere presentate, e che questo impatta in maniera diversificata proprio sulla discriminazione e l'esclusione delle persone con disabilità. Ad esempio, persone con disabilità intellettuali o psicosociali o persone sordo-cieche sono maggiormente esposte dal rischio di essere escluse dai servizi
sono maggiormente esposte a violenze e abusi e vivono più di frequente all'interno delle istituzioni, che vengono considerate i manicomi nascosti della contemporaneità. È chiaro che in questo senso la distinzione tra queste persone e una persona tetraplegica è abissale e quindi non abbiamo lo stesso impatto di esclusione e una stessa diseguaglianza. Ora, in questi mesi le istituzioni, l'associazionismo di settore e l'opinione pubblica sono stati tendenzialmente concordi su un dato, cioè le persone con disabilità assieme ad altri gruppi sono tra i soggetti più vulnerabili al lockdown, dove la vulnerabilità è quella alla quale faceva riferimento la professoressa Pozzolo, cioè non una vulnerabilità intrinseca, ma una vulnerabilità imposta, è intesa quindi come una vulnerabilità patogena o una discriminazione di tipo strutturale. E uno degli ambiti maggiormente colpiti da questa discriminazione strutturale è stato quello relativo alla salute e alla prevenzione della salute e alle azioni poste di risposta a misure di sostegno economico e sociale. Le persone con disabilità sono tra i gruppi anche maggiormente esposte al rischio di contagio e di morte. Innanzitutto, nel piano Colao si fa riferimento alla vulnerabilità e secondo me è utile metterlo in luce perché credo sia una delle rarissime volte, se non la prima, in cui si fa riferimento alle persone rese vulnerabili, non in condizioni di vulnerabilità, non vulnerabili. E questo ci dice che l'idea di vulnerabilità che aveva in mente chi ha partecipato ai lavori preparatori, in qualche modo, era appunto quella di una discriminazione strutturale. E questo è ben spiegabile per un semplice fatto, che tra i partecipanti alla task force era presente Gian Piero Griffo, che è una persona con disabilità, attivista per i diritti civili delle persone con disabilità, uno dei massimi esponenti italiani. Quindi una logica partecipata, un'inclusione originaria, una partecipazione alla tavola delle trattative che ha prodotto una determinata cultura, un determinato approccio alla disabilità. Dove la pandemia ha impattato maggiormente in riferimento ai diritti delle persone con disabilità, o meglio, in modo disproporzionato, se così si può usare questo termine, ma in alcuni documenti si trova disproporzionatamente. Sfera della salute, dicevo. Qui non si tratta solamente di combattere stereotipi culturali che sono espressione di una mentalità che nell'attivismo di settore viene considerata eugenetica. Possiamo intenderlo in senso molto lato. Secondo la quale quindi la vita della persona con disabilità sarebbe non degna di essere vissuta, ma si tratta anche di garantire l'accesso effettivo al diritto alla salute, individuando e rimuovendo gli ostacoli al trattamento. Alcuni elementi: accessibilità degli ambienti, diffusione di informazioni relative all'esistenza dei servizi e alla modalità di accedervi. Nell'ordinamento italiano non è accaduto ciò che è accaduto in altri stati, penso agli Stati Uniti, dove per l'ammissione alle terapie intensive una delle esclusioni categoriali era quella delle persone con disabilità. Da noi c'è stato tutto il dibattito relativo alle raccomandazioni SIARTI, ma non c'è un'esclusione categorica di alcune categorie di persone. E lascio da perdere tutte le problematicità relative eventualmente alle linee guida, alle raccomandazioni. Ulteriore ambito di esclusione, l'istruzione. Ne parlava prima Anna Cavaliere in riferimento alla didattica a distanza. Cosa ha significato la didattica a distanza per i ragazzi con disabilità? C'è un problema di accessibilità dei materiali educativi. Nell'emendamento presentato al decreto scuola, che poi è stato inizialmente respinto e successivamente in realtà è stato recepito, si prevede la possibilità di reiscrivere gli alunni con disabilità nella stessa classe che hanno frequentato l'anno precedente. Ora, a quale modello di disabilità ci rifacciamo? Teniamo conto della relazione, dell'ambiente, inteso anche come ambiente umano, che i bambini con disabilità si trovano a incontrare. Per inciso, si potrebbe obiettare, Griffo non ha detto nulla al riguardo, in realtà sembra che siano state le associazioni stesse a volere l'inserimento di questa clausola. Qual è qua il problema? Il problema poi è un modello femminista, e il problema di come gestire la disabilità stessa. Ancora, esclusione nella sfera lavorativa. È necessario fornire un adeguato sostegno finanziario, il sostegno al lavoro e al reddito,
la previsione di congedi parentali, che in parte sono stati estesi, ma che comunque risultano sempre più necessari. Il problema della violenza è noto ed è questione di genere, che la violenza costituisce un aspetto centrale, problematico del lockdown. Cosa accade nel caso di una donna con disabilità che già subisce forme di violenza secondo tassi esponenzialmente maggiori rispetto alle donne cosiddette normodotate, che non ha percorsi di fuoriuscita dalla violenza e che magari si trova davanti a centri antiviolenza inaccessibili? Se sono una donna sorda, come faccio ad accedere a un centro antiviolenza che è raggiungibile solo telefonicamente? Sono ancora notizia il fatto che vengano aperti centri accessibili, centri antiviolenza, e centri specificamente dedicati anche a donne con disabilità, perché è l'eccezione. È successo ad esempio a Bologna a giugno. Ultimo grande ambito, quello della istituzionalizzazione. Il tema è chiaramente quello dell'RSA e dell'RSD, che non sono realtà coincidenti, anche se il dibattito pubblico è spesso spostato sull'RSA. Quando si parla di strutture residenziali, infatti, i discorsi su disabilità e anzianità spesso vengono fatti convergere. Questa tendenza è pressoché inevitabile. Perché? Perché al compimento dei 65 anni la persona con disabilità scompare, diventa una persona anziana non autosufficiente per le statistiche. E questo significa che abbiamo sicuramente un problema anche terminologico, ma abbiamo è un problema di dati, ma che soprattutto al passaggio di status corrisponde un passaggio di servizi e competenze. Quindi queste persone vengono spostate in strutture diverse, con buona pace delle reti di relazioni, con buona pace di contesti che per loro erano familiari. Quanto è accaduto in relazione all'RSA e all'RSD assume rilievo anche, oltre per la drammaticità dei casi di cronaca su cui non mi soffermo, su altri fronti. Sul piano culturale abbiamo il classico problema della contrapposizione pubblico-privato e della separazione fisica e simbolica di chi non corrisponde al soggetto paradigmatico e dell'oblio relativo alla violazione dei diritti di chi è rinchiuso all'interno di queste istituzioni. Si è parlato in particolare di una amnesia collettiva per i diritti degli anziani e delle persone con disabilità e delle strutture residenziali come muri di silenzio. Mi sembra abbastanza emblematico. La dispensabilità delle vite di queste persone è resa ancora più evidente laddove la scelta politica diretta ad arginare il contenimento del virus è stata quella di segregare queste persone all'interno di luoghi che sono stati resi ancora più inaccessibili, in un'ottica di difesa della società, non di chi stava all'interno. La logica è inversa rispetto a quanto era accaduto con la peste. Non sono luoghi sicuri, sono luoghi insicuri. E di recente Ciro Tarantino ha ricordato il significato che è stato dato da Basaglia al termine istituzione negata, negata alla cura, ma anche negata dalla collettività, un rimosso. L'esperienza pandemica ripropone l'analisi di Basaglia. Quello che da cui possiamo trarre una lezione è il fatto che è stata resa evidente attraverso la pandemia l'incapacità della RSA di rispondere al bisogno di cura in senso ampio di queste persone, e questo rivela che l'emergenza a cui ci riferiamo è umanitaria oltre che o prima che sanitaria. Il dramma della RSA ha quindi posto un problema di welfare in un senso forse non perfettamente coincidente a quello messo in rilievo da Anna Cavaliere, perché quello su cui insistono le persone con disabilità ormai da un po' di tempo è il superamento della logica di un modello di welfare come assistenzialista, come basato sul bisogno, diciamo, e la proposta di un'adesione ad un modello di welfare generativo o di comunità, dove si ha la riscoperta dei servizi territoriali e l'attenzione concreta ai bisogni individualizzati della persona, non una predefinizione dell'offerta. Un welfare modellato quindi su un abitare sociale, che tra l'altro è anche più sostenibile da un punto di vista economico, perché costa meno. Il problema qual è? Il problema è quello della presenza di grandi investitori privati, che chiaramente traggono maggior profitto da altre logiche, dalle logiche neoliberali, e che quindi foraggiano, alimentano il fabbisogno di strutture protette.
nella RSA ogni posto letto frutta importanti redditi mensili e quindi chiaramente abbandonare questo modello non risulta conveniente per alcuni. La sfida qual è? Quella di riconvertire i costi delle rette individuali per strutture protette in investimenti produttivi di salute e di sviluppo sul territorio e di rendere finalmente operativi quei modelli di budget di salute che sono da tempo presenti ma solamente in ambito in chiave sperimentale. Quindi è soprattutto in relazione a quest'ultimo aspetto, e vado a chiudere, che si può guardare con cauto ottimismo il prossimo futuro. Da un lato la presenza di esponenti, di persone con disabilità che hanno il know-how necessario, laddove si decide, può facilitare, favorire quantomeno l'affermazione di un modello culturale sociale di disabilità. E questo è particolarmente evidente, ad esempio, anche in relazione al lavoro. E l'attenzione istituzionale, penso all'attenzione congiunta del Garante per i diritti delle persone detenute private della libertà personale e dell'Istituto Superiore di Sanità, che hanno monitorato le strutture residenziali e che stanno facendo un programmando un lavoro di più ampio raggio per studiare il fenomeno e chiaramente prevenire la violazione e contrastare la violazione dei diritti. Bene, questo sembra andare nella direzione appunto di un welfare che sia espressione di un modello culturale significativamente diverso rispetto a quello che si è avuto finora, tenendo presente che si tratta comunque di una scelta politica, ma che è soprattutto una scelta etica, perché si tratta di prendere posizione rispetto a quello che è il modello di interazione tra gruppi sociali che noi abbiamo in mente. Mi fermo qui così. Grazie. Grazie per questo intervento. Io avrei ancora molte domande, ho preso una pagina di appunti, però siamo già arrivati al punto in cui dovremmo chiudere. Quindi in realtà cambierei un po' il programma e concluderei con un'ultima domanda rivolta un po' a tutte, a cui vi prego di rispondere stando nei 5 minuti per non andare eccessivamente oltre il tempo che ci eravamo prefissato dei 90 minuti. Quindi, stando a tutto quello che avete detto, vi vorrei chiedere in che senso, in che termini questa situazione, questa crisi e la situazione emergenziale che si è prodotta può produrre un ritorno indietro in termini di diritti acquisiti, in termini di eguaglianza di genere, ma in generale di... diciamo, di lotta alla disuguaglianza, quindi quanti e quali passi indietro si possono fare in questa fase, ma anche che cosa invece al contrario si dovrebbe fare, che cosa auspicate politicamente che andrebbe fatto per far sì che questi passi indietro non vengano fatti e che invece si cerchi di fare qualche passo avanti. Va bene, ridò la parola alla professoressa Pozzolo e seguiamo lo stesso ordine e va bene, 5 minuti per concludere, grazie. Grazie, molto, molto velocemente mi ricollego molto rapidamente solo per diciamo pensare ai passi positivi, quelli negativi credo che siano molto evidenti. Questa riflessione sulla, diciamo, sull'idea dell'abitare sociale, io stavo leggendo in questi giorni gli studi sulle diverse epidemie, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, e quello che si ricava fortemente da queste analisi è come il controllo di tutta una serie di effetti negativi che esistono nel mondo, come i virus, no? La loro diffusione, la malaria, voglio dire, cose che già conosciamo, in tutta una serie di occasioni è evidente che sono controllati, che sono mantenuti diciamo ad un livello basso o ridotto rispetto a quello che possono causare grazie ad un lavoro tipicamente di cura e in larga parte svolto dalle donne anche per ragioni di differenza proprio di ruoli, no? Nelle società anche tradizionali e credo che lavorare proprio dando la parola alle donne riconoscendole, riconoscendo loro il posto
da una parte, quindi mostrandole e diciamo appunto attribuendole quello che effettivamente meriterebbero, sarebbe un grosso, diciamo, mantenere, non so se si riesca ad andare avanti, ma sicuramente un mantenere posizioni ottenute. Poi mi unisco a quanto detto, cioè credo che scuola e servizi siano fondamentali, ecco. Grazie. Grazie professoressa Pozzolo. Passo la parola alla professoressa Saraceno. No, ha il microfono staccato, scusi. Io credevo mi attivasse lei. No, in larga misura cosa succederà dipenderà da noi, non in senso condividi, ma da noi come cittadini e cittadine, dalla capacità che avremo di influenzare il dibattito, di organizzarci, possibilmente non ex post. Una delle cose che mi ha un po' colpito quando vennero nominate le esperte, che poi hanno tutti questi gruppi di esperti, contano pochissimo, perché chi conta è quelli che decidono in politica, ma comunque quando è stata una decisione ex post, cioè una reazione ex post, e lì io mi sono arrabbiata, perché ho detto: ma dove erano le politiche, per esempio, quelli che stanno nei luoghi dove si possono prendere delle decisioni? Non bisogna sempre reagire dopo, bisognerebbe organizzarsi prima per fare pressioni, per indicare priorità, a fare massa critica. È una cosa che una serie di associazioni in queste settimane sta facendo per quanto riguarda i bambini e i ragazzi, cioè di cercare di metterli nell'agenda perché sono spariti. Ecco, bisognerebbe fare qualche cosa di simile. C'è stata anche una maggiore tradizione nel caso delle donne, cioè di inserire nell'agenda la questione della disuguaglianza di genere, però con l'attenzione anche alle disuguaglianze tra donne, perché se si ha una visione omogeneizzante che non vede le distinzioni, i conflitti, anche i potenziali conflitti, eccetera, è perdente, o va bene solo per alcune di noi, ma ci si dimentica di tutte le altre, quindi vediamo. Ecco, sì, è come Lenin, l'approccio, ma non è questo. E io sono un po' colpita dal fatto che non si riesca a costruire una mobilitazione, quindi al di là delle singole proteste, degli appelli, mi chiedo, io sono piuttosto anziana, quindi non vorrei mai fare quella che dice ai nostri tempi giovani, no, perché ciascuna tempo ha le sue agende e i suoi modi di mobilitarsi, però sento la necessità. Grazie, anche noi ci auguriamo che questa mobilitazione avvenga, e nel nostro piccolo cerchiamo di dare qualche input, anche se solo culturale, solo in termini di dibattito, ma ci proviamo. Passo la parola alla dottoressa Cavaliere. Grazie. No, anch'io condivido le preoccupazioni che sono state già esposte, appunto ne ho una in particolare, che come ha detto Naomi Klein, il Covid diventi la tempesta perfetta del neoliberalismo per ridurre ulteriormente i diritti, quindi direi che deve essere tenuta alta la guardia adesso più che mai. Se proprio vi si chiedesse un'indicazione precisa su quale sia la priorità in questo momento, visto che prima si parlava di smart working, io direi che innanzitutto, se lo smart working continua ad essere, non dico la regola, ma una realtà per moltissime persone, andrebbe quantomeno regolamentato, ricordando che appunto il lavoro di riproduzione sociale che viene posto in essere è il lavoro. Faccio solo presente che al momento, per esempio, chi è in smart working di regola non ha accesso ad alcuna misura di
per aiutarsi, diciamo, nella cura dei figli, non c'è bonus babysitter, perché si presuppone che chi fa smart working possa tranquillamente conciliarlo con il lavoro di cura e di riproduzione sociale. E allora, se il femminismo ha passato decenni a dire che quello è lavoro, due lavori insieme non si possono fare, quindi se lo smart working deve continuare ad essere per molti una pratica, una realtà, va assolutamente regolamentato e anche in fretta, anche perché sottolineo che lo smart working riguarda le donne e anche gli uomini e che c'è in questo, si realizza la femminilizzazione qualitativa del lavoro, nel senso che rischiano di rimanere senza tutele gli uomini e anche le donne. Dico solo questo, grazie. Grazie a lei. Per l'ultima relatrice, l'ultimo intervento con cui chiudiamo, alla dottoressa Bernardini. Sì, io chiaramente condivido tutte le riflessioni che sono state appena svolte. Colgo la sollecitazione fornita prima da Anna Cavaliere, cioè l'importanza di rimettere la cura al centro e i soggetti della cura, chi tradizionalmente viene considerato oggetto di cura, ma in base a tutte le riflessioni fatte, in realtà diventa soggetto attivo della cura stessa. Mi riferisco alle persone con disabilità, ma anche alle persone anziane. E allo stesso tempo anche tutta la problematica relativa ai prestatori e alle prestatrici di cura e caregiver. C'è ancora la legge, che mi sembra sicuramente c'è la legge della Regione Emilia-Romagna, non mi sembra che sia stata ancora approvata la legge su caregiver, potrei sbagliare, ma è costantemente riproposta al centro dei dibattiti, ma poi non ne usciamo. E un problema dei lavoratori che lavorano anche all'interno delle strutture, perché c'è un problema di formazione, c'è un problema di sfruttamento. Quindi anche uno sfruttamento lavorativo, ma è appunto il riconoscimento della cura come lavoro che permette di fare uscire dal sommerso tutta una serie di questioni rilevanti. Chiudo rapidissimamente. Grazie e grazie a tutte. Chiudiamo qui. Vi invito tutti e tutte a seguire i prossimi appuntamenti degli altri Stati Generali. E va bene, buonanotte. Grazie. Arrivederci. Grazie.